struttura dipartimentale di gastroenterologia e endoscopia digestiva è il centro di riferimento provinciale per quanto riguarda la diagnosi e la terapia delle patologie gastrointestinali, del fegato, delle vie biliari e del pancreas. È un centro ad alto volume, assistiamo circa 12.000 pazienti all'anno, sono pazienti sia di tipo ambulatoriale che pazienti ricoverati per varie patologie all'interno dei reparti ospedalieri. Dal punto di vista strutturale noi abbiamo tre reparti di endoscopia digestiva, il principale qui a Mantova, dotato di tre sale endoscopiche, una delle quali è attrezzata per procedure endoscopiche chirurgiche anche complesse con reperibilità 24 ore su 24. Poi abbiamo un reparto anche nell'ospedale di Asola e l'ospedale di Borgo Mantovano. Dal punto di vista invece della gastroenterologia clinica abbiamo ambulatori sia ecografici che di visite che vengono gestiti presso il Day Hospital multifunzionale del nostro ospedale e abbiamo anche dei letti di degenza ospedaliera, detti di Day Hospital, che servono per gestire i pazienti più critici con patologie più complesse. Per quanto riguarda l'endoscopia digestiva abbiamo diversi punti di forza, uno sicuramente è rappresentato dall'ecoendoscopia diagnostica operativa, con un volume di attività di oltre 400 procedure all'anno, ci mettiamo in linea con i più grossi centri endoscopici regionali ed è un presidio fondamentale per la diagnosi e la stadiazione delle patologie tumorali sia del tubo gastroenterico che del pancreas e delle vie biliari. Altra attività preponderante che ci dà molta soddisfazione è quella dello screening endoscopico per i tumori del colon retto, attività che svolgiamo fin dal 2005 in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS Valpadana e che ci sta dando grande soddisfazione per le diagnosi precoci sui tumori gastrointestinali. Interessa una popolazione che va dai 50 ai 75 anni, è una prestazione totalmente gratuita e negli ultimi 5 anni, per dare qualche numero, abbiamo trovato più di 50 tumori del colon in fase iniziale in pazienti totalmente asintomatici e questa diagnosi precoce ha permesso di avviare il paziente all'intervento chirurgico che ha portato nella maggior parte dei casi alla guarigione del paziente anche senza necessità di chemioterapie aggiuntive. Mi occupo della parte clinica, ci occupiamo di tutte le patologie gastroenterologiche, ma in particolare siamo referenti non solo provinciali per quanto riguarda la diagnosi, la cura e il follow-up dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali, mi riferisco alla malattia di Crohn e alla colite ulcerosa. Seguiamo questi pazienti sia per via ambulatoriale sia con il DH, soprattutto per quei pazienti complessi che hanno malattie che recidivano più di frequente e che hanno necessità, oltre della terapia convenzionale, cioè il cortisone e gli antibiotici, anche dei farmaci biologici e delle small molecole. Seguiamo circa 200 pazienti in trattamento con queste terapie. In più siamo collegati con i vicini centri universitari con i quali condividiamo esperienze e percorsi. Ci occupiamo anche di tutta la patologia epatica non virale, quindi su base metabolica, su base alcolica, ma anche autoimmune, da farmaci e altre cause. Seguiamo sempre questi pazienti in day hospital o ambulatoriamente, programmando esami, ecografie e anche biopsie epatiche per la definizione diagnostica e per la terapia mirata. E seguiamo i pazienti affetti da cirrosi epatica e per coloro per cui vi è indicazione, siamo collegati ai centri trapianti con i quali collaboriamo sia nella fase del workup pre-trapianto, cioè gli accertamenti preparatori, ma soprattutto per mantenere stabile la malattia nella fase di preparazione all'intervento.